Una luce blu spense di notte il motore della sua auto, che si fermò dolcemente sulla sponda del lago. Era come se alla macchina fosse stato applicato un enorme freno esterno e qualcuno ne avesse controllata la velocità fino ad arresto compiuto. Poi vide l'oggetto. Aveva la forma di un disco enorme, sospeso sull'acqua che cambiava di continuo tonalità di colore. Dopo qualche minuto la luce si spense e l'UFO si allontanò a velocità inumana. Il motore della macchina si rimise in moto senza girare la chiavetta d'accensione. Dopo 6 mesi lo sguardo di chi aveva avuto quell'esperienza era ancora in corsa dietro l'oggetto. Quale segreto ci può insegnare una notte come quella? Ad alzare il velario della nostra pochezza? La tecnologia degli UFO annulla 1.000 anni della nostra storia, perché le distanze tra noi e loro non sono colmabili con il nostro tempo. Partecipiamo a dibattiti e conferenze dove alcuni scienziati scommettono che l'uomo è solo nell'universo, ma in una notte come quella l'uomo può perdere ogni scommessa, perché nessuno è così cattivo poeta da non immaginare quanto ha visto. Commento. La Terra appartiene a un sistema solare che fa parte di una galassia chiamata Via Lattea. Alcuni UFO arrivano da altri sistemi solari appartenenti alla stessa galassia. Già queste dimensioni fanno vacillare la nostra immaginazione. Inoltre, l'universo a cui apparteniamo contiene innumerevoli galassie, gli universi sono innumerevoli nel nostro cosmo. Le guide poi spiegano che i cosmi sono innumerevoli nell'emanato, anche se non comunicano tra loro. Queste dimensioni spingono a sentire che una tale vastità può essere compresa solo quando si trascende l'umano. Come per un animale l'uomo è inconcepibile fino a quando l'animale non diviene uomo, così per l'uomo la dimensione cosmica è inconcepibile fino a quando l'uomo non si scopre coscienza cosmica.